Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Durante la scorsa puntata di Uomini e Donne, una dama del parterre ha litigato con tutti. Una situazione del genere non si era mai vista. Nel corso dell'ultima puntata del noto programma Uomini e Donne, è scoppiata un lite importante tra alcuni protagonisti del dating show di Canale 5. All'interno dello studio, tutti sono rimasti senza parole e scioccati dalla situazione. Una cosa del genere si era vista molto raramente. I protagonisti dello scontro non se le sono di certo mandate a dire e sono volati insulti e urla. Perfino, l'opinionista Tina Cipollari, che non si è mai tirata indietro in fatto di litigi e discussioni, è rimasta stupita dalla situazione che si è venuta a creare in studio. Ma che cosa è successo veramente? Durante la puntata di venerdì scorso, si è svolta una delle note sfilate di Uomini e Donne. In questo caso, la sfilata era dedicata alle dame del parterre femminile. Il tema prescelto era Ti faccio girare la testa. Dunque, le protagoniste femminili del Trono Over dovevano interpretare a modo loro il tema, sfilando e cercando stupire e impressionare i cavalieri del parterre maschile, i quali avrebbero dovuto esprimere il loro voto. Uomini e Donne, Barbara contro Cristina per una sfilata. Le protagoniste della forte e accesa lite non sono state Gemma Galgani e Tina Cipollari, come spesso cadde in studio. Dopo la sfilata di Gemma, hanno sfilato Barbara e Cristina. Non sentendosi affatto seducente e attraente, Barbara ha voluto interpretare il tema a modo suo. L'idea era quella di interpretare un breve estratto della sua vita, attraverso una breve scenetta con cui mostrare come si perde la testa nell'avere giornate piene di impegni come le sue. Nonostante il risultato finale fosse articolato e ben costruito, quasi nessuno ha apprezzato la non aderenza con il tema della sfilata. Dunque, la sfilata di Barbara non è andata come previsto e la dama si è abbastanza indispettita. In particolare ha detto che alcuni cavalieri le hanno dato voti bassi per ripicca. Barbara si è rivolta ad Ernesto, con il quale era iniziata una conoscenza e un flirt, per chiedere spiegazioni del suo voto. Il cavaliere ha risposto che non gli era piaciuta la sfilata perché era noiosa e non era stata seducente. In quel momento, Barbara si è molto indispettita, interrompendo ripetutamente Ernesto e chiedendogli se aveva realmente capito la sua idea nella sfilata. Il battibecco tra i due è durato qualche minuto poiché il cavaliere non voleva rispondere alla domanda di Barbara. Ma la vera e forte discussione è avvenuta poco dopo. La sfilata di Barbara è stata seguita da quella di Cristina, la quale ha semplicemente camminato sulla passerella con un bell'abito lungo elegante. In questo caso, i voti sono stati più alti rispetto a quelli di Barbara, la quale si è alzata molto furiosa. La dama sosteneva che Cristina non si meritava affatto quei voti poiché non aveva fatto nulla di particolare durante la sfilata. Inoltre, ha aggiunto che sono capaci tutti a camminare con un abito elegante, mentre lei è stata l'unica a costruire qualcosa di diverso e di più articolato. Mentre Barbara e Cristina discutevano animatamente tra di loro, sia Gianni che Maria sono intervenuti per placare gli animi e si sono stupiti che si potesse litigare in quel modo per una sfilata.